Benvenuti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è molto veloce ed è anche adatto, lo può fare anche chi non sa cucire, ma è un escamotage per non solo risolvere la vestibilità delle mantelle, degli sciarponi, no? Che normalmente vanno un po' da tutte le parti, ma per fare anche qualcosa di carino, di originale, utilizzabile anche in occasione delle feste di Natale. Le mantelle, ne abbiamo viste anche in passato, ho pubblicato una serie di video a riguardo, però adesso quello che vi voglio far vedere è l'aggiunta di un elemento facile facile. E che cambia la vestibilità, perché mantelle del genere, io provo adesso a metterle anche se già ho una mantella sul vestito, rimangono così, le appoggiamo sulla spalla, ci scivolano, insomma. Io vi darò invece un piccolo consiglio per come tenerle assestate, ma anche per creare un effetto particolare, proprio perché già ho addosso la mia mantella sulla parte sinistra, all'altezza della vita, quindi è molto vicino verso la bottonatura verso la scollatura della mantella. Prendete un segno o un gesso, grossolanamente faccio questo e basta. Dopodiché appoggiate, mettete da parte la vostra mantella e scegliete un elemento che deve essere una fettuccia carina, chiaramente da esterno. Io ho un raso, ho anche un elastico, perché ci sono degli elastici anche molto belli a vedersi, quindi potrebbe essere un elastico o addirittura una sorta di nastro di tulle, anche questo carino, utilizzerò questo infatti, e ci serve proprio per creare una sorta di passante da a cucire sulla parte che ho segnato. L'altezza di questo passante dipenderà molto dalla struttura della vostra mantella. Se è una mantella come questa, diciamo sì, spessa ma non troppo, ad occhio e croce, perché è come se dovessi raccogliere la quantità del tessuto. Quindi appoggio il mio passante come se lo girassi tutto intorno, insomma, quindi definisco questa lunghezza. Lo taglio. E così com'è sulla parte segnata, in parallelo, diciamo, alla scollatura della mantella, andrà cucita alla macchina da cucire. Ci trasferiamo giù. E adesso lo vediamo indosso. E anche per oggi il nostro video finisce qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate la campanella per essere informati ogni qualvolta il video online, fate delle richieste, condividete, mettete mi piace, seguitemi sui social e ricordate sempre, reshape your style.